Ciao, benvenuto in questo video dove ti andrò a spiegare come regolare il cambio posteriore della bici. Allora, come prima cosa ci servirà? Allora, in questo caso ci servirà un cacciavite a stella per i cambi, quelli un po' più nuovi, cioè gli ultimi modelli di Shimano, per capirci, vi vorrà una chiave a brugola da 2. In questo caso a noi serve un cacciavite a stella, e una pinza e una chiave da 4, semplicemente. E ora vi farò vedere come fare e cosa fare soprattutto. Eccoci arrivati alla vera e propria regolazione. In questo caso ho tolto il cavo, quindi stiamo andando a regolare il cambio senza cavo. Perché questo? Perché così riusciamo a vedere meglio come funziona l'inizio corsa e il fine corsa. Quando abbiamo regolato questi, possiamo poi andare a ritirare bene il cavo e andare a chiuderlo, e ci andiamo a regolare praticamente tutti gli altri rapporti. Allora, si dovrebbe vedere la puleggia sotto si sta muovendo. In questo caso dobbiamo centrarla con l'ultimo rapporto. Allora, il cambio, il fine corsa può andare bene quando non si sente più rumore di strofinamento. Ok, quando il cambio sentiamo che non fa più rumori strani, si può passare all'inizio corsa. Quindi in questo caso ci conviene tirare su il cambio a mano, lo tiriamo su e iniziamo con la vite, quella sotto, a cercare di fare lo stesso gioco che abbiamo fatto prima. Ok, arrivati a questo punto dove siamo andati a regolare l'inizio corsa e il fine corsa e sentiamo che il cambio non gratta più, possiamo andare a tirare il nostro cavo. Quindi ci conviene prendere una pinza di questo tipo e una chiave, dipende in base al vostro cambio, ma quasi tutte sono una chiave a brugola. Tiriamo molto bene il nostro cavo, lo andiamo a inserire all'interno e andiamo poi a stringere del tutto la vite, così. Quando andiamo a regolare il nostro cambio? Allora, più o meno andrà regolato una volta ogni 500 km, 1000 km. Ovviamente se il cambio è stato regolato bene non serve dare una regolata generale come abbiamo fatto in questo tipo togliendo il cavo, ma andremo solo a tirare e allentare il cavo con questa vitina. Ovviamente dopo un po' che si corre si regola da solo, penso che anche voi ve ne sareste accorti. Quindi ogni tanto, se magari riuscite a farlo voi meglio, se sapete dove andare, andate a farvelo regolare, perché così evitate di andare in giro con un cambio che non va bene, con tanti rapporti che non funzionano, e soprattutto se il cambio non va molto bene rischiate anche di farvi male. Quindi vi consiglio di andare a farlo vedere. Ok, allora, avendo regolato l'inizio e il fine corsa, in questo caso ci basterà andare a avvitare e svitare questa vite che serve per tirare il cavo. Allora, è molto semplice. Molto semplice. In questo caso già si sta vedendo che il cambio funziona. Se un cambio fa fatica ad andare su, andrò a girare verso su la vite. Se il cambio fa fatica ad andare giù, andrò a girare verso giù la vite. Se non vi ricordate bene il meccanismo di avvitare e svitare, ricordatevi questa semplice regola: se il cambio non va su, cerco di avvitarlo verso su; se il cambio non va giù, cerco di avvitarlo verso giù. Molto molto semplice. Ecco qua, in questo caso dove siamo andati a controllare tutti i rapporti uno per uno
e tutti i rapporti scorrono bene, il nostro cambio sarà regolato. Se, avendo fatto tutti i passaggi, il cambio non funziona ancora bene, può darsi che avete altri tipi di problemi, cioè può essere sia il forcellino che è storto e quindi in questo caso sarà da andare a sostituire o da raddrizzare, però è un'operazione abbastanza delicata. Oppure ci sarà il pacco pignoni o la catena che sono rovinati. In questo caso vi converrà di cambiare il pacco pignoni direttamente assieme alla catena, averli direttamente tutti e due nuovi. Spero che quello che vi ho detto sia stato utile. Se avete qualche domanda, fatela pure sotto nei commenti. E spero che vi sia piaciuto il video e vi aspetto alla prossima. Ciao!